Grazie. Sono qui per uno scopo che molti di voi conoscono, solo per fiancheggiarvi. Avevo assunto questo impegno, voglio continuare a esprimerlo e questa mattina sono venuta anche a causa del lavoro. È un argomento, anch'io coordinatore sono iscritta all'albo dal 1974 e spesso mi vergogno della professione, perché la strumentalizzazione attraverso uno strumento come quello divulgativo che hanno in mano solo i giornalisti e la TV è argomento che riguarda una delle libertà più sacre, quella di avere la dignità rispettata. Quindi questo è il motivo per cui sono qui. Secondo, non è possibile però in una società evoluta come la nostra che chiunque parli di qualsiasi cosa, i nostri ordini forse dovrebbero intrecciare una approfondita analisi in una commissione paritetica, credo che si possa chiedere, perché diventa obbligatorio l'ECN per i giornalisti, per quando parlano di sanità e quando parlano di sociale. Questi due argomenti toccano direttamente la persona, proprio i destinatari sono le persone. E come si può violare la dignità ritenendo di parlarne per difenderla? Ci sono delle professioni che sono nate per quello e sono qui ancora a farmi un dito caloroso da cittadina che vuole sapere che il mio paese e lo Stato nelle sue strutture e istituzioni si avvale di professionisti, ciascuno idoneo per ciò che dice di fare. È curioso che gli assistenti sociali e in parte gli psicologi abbiano avuto dalle altre professioni una così cattiva fama e invece sono alla base delle relazioni sociali all'interno della famiglia e fuori dalla famiglia che creano condizioni o di crisi o per fortuna qualche volta anche di felicità. Terzo, e concludo, oltre ai giornali direi che l'immagine è proprio quella che rimane più utilizzata, è la televisione che fa danni, danni. Io spero che voi, a contraris, siccome questi presentano così malamente non solo la professione della sanità, presentano così malamente la realtà fattuale, diventate un po' più aggressivi. Le ultime tre domande esigono solo il vostro protagonismo. Chiedere alla RAI in maniera formale attraverso gli organi ordinistici quando si tratta di fenomeni sociali di avere un assistente sociale. E farsi aiutare dall'ordine degli organisti i quali sono in balia di conduttori televisivi e non di giornalisti. Seconda domanda. La partecipazione è fatica, bisogna fare la fatica di partecipare dappertutto. La terza domanda, quali sono gli strumenti? Li abbiamo anche noi i social li possiamo usare. È che bisogna, io sono veramente inesperta, sono solo una fruttrice e vi confesso che non li uso, perché non ritengo che la mia dignità deve andare in una piazza infinita di cui non saprò più niente. Però, siccome è strumento efficace, soprattutto i giovani lo usano, occorre, e credo ne abbiamo, se non li abbiamo tra di noi, ci sono i professionisti da comprare per la professione che sanno esercitare, trovare la capacità per cui il primo che tocca vede subito il positivo e non il negativo, perché se incomincia a leggere un fatto negativo, alla fine sei impressionato per sempre. Ho fatto mesi a discutere e non ho vinto, oppure sono una persona che rinuncia alla battaglia. Quando la televisione ha fatto vedere un bambino strattonato, ve lo ricordate? Sì, ne parliamo dopo. Sono stato in una trasmissione televisiva del pomeriggio dove un illustre, lei crede essere illustre, parlamentare di Napoli, dava ragione a coloro che non erano dalla parte del bambino. Lo Stato, ci dispiace, ma tutela i più deboli. E lo Stato, quando non c'è altro tutore,
deve tutelare il bambino. Ne ho citato uno, ma in questi ultimi mesi li abbiamo visti tanti. E siccome se non parlano nel senso già, parlano questi che si chiamano anche vogliasse in fare a Napoli, occorre pretendere di essere presenti. Sapete che la legge prevede che si possa pretendere per rettificare degli errori, quindi pretendere è un diritto dei cittadini avere l'informazione corretta, è un diritto del senso sociale essere rispettati, aggiungo che è proprio un dovere farsi rispettare, perché è professione indispensabile alla società. Grazie.